Quante perplessità, quante notti trascorse senza sonno. Gran Dio, farò dunque di me un essere spregevole? Lui stesso mi disprezzerà, ma gli parte, si allontana. Alfred de Musset. Non senza un'intima lotta, Matilde aveva scritto quella lettera. Comunque fosse nato il suo interesse per Julien, dominò ben presto l'orgoglio che da quando possedeva l'uso della ragione regnava incontrastato nel suo cuore. La sua anima fredda e altera era trasportata per la prima volta da un sentimento appassionato. Ma se questo sentimento dominava l'orgoglio, era tuttavia ancora fedele alle abitudini dell'orgoglio. 2 mesi di lotte interiori e di nuove sensazioni rinnovarono, per così dire, tutto il suo essere morale. Matilde credeva di intravedere la felicità. Questa prospettiva onnipotente per le anime che al coraggio uniscono un'intelligenza superiore, dovette lottare a lungo contro la dignità e il senso dei comuni doveri. Un giorno alle 7 del mattino entrò nella camera di sua madre chiedendole il permesso di rifugiarsi a Villequier. La marchesa non si degnò neppure di risponderle e le consigliò di tornare a letto. Fu questo l'ultimo sforzo compiuto dal buon senso comune e dalla deferenza per le idee acquisite. Il timore di sbagliare e di offendere le idee ritenute sacre dai vari Caylus, Lus e Crusenois avevano uno scarso potere su Matilde. Esseri simili non sembravano fatti per capirla. Avrebbe chiesto il loro consiglio se si fosse trattato di comprare un calesse o un podere. Il suo autentico terrore era che Julien fosse scontento di lei. E se fosse un uomo superiore solo in apparenza, la aborriva la mancanza di carattere. Era questa la sua unica obiezione contro i bei giovani che le stavano intorno. Più essi si scagliavano contro tutto ciò che non è attinente alla moda o la segue malamente credendo di seguirla, e più scadevano nell'opinione della fanciulla. Erano dei coraggiosi, ecco tutto, ma coraggiosi come? Gli diceva Matilde. Il duello sì, ma il duello non è più che una cerimonia. Si sa tutto in anticipo, anche ciò che si deve dire cadendo, disteso sull'erba e con la mano sul cuore. Il ferito deve concedere un generoso perdono all'avversario e trovare una parola per una bella creatura spesso immaginaria o che va al ballo il giorno della vostra morte per paura di far nascere dei sospetti. Si sfida il pericolo in testa a uno squadrone tutto luccicante d'acciaio, ma il pericolo solitario, strano, imprevisto, veramente laido. Ahimè, pensava Matilde, solo alla corte di Enrico III. Si trovavano uomini grandi per carattere e per nascita. Ah, se Julien avesse combattuto a Jarnac o a Moncontour, non avrei più dubbi. A quei tempi di forza e di vigore i francesi non erano fantocci. Forse il giorno della battaglia era quello che suscitava minori titubanze. La loro vita non era soffocata come una mummia egiziana sotto un involucro comune a tutti e sempre uguale. Sì. Occorreva più coraggio per uscire soli alle 11 di sera dall'hotel de Soissons, dove abitava Caterina de' Medici, di quanto ce ne voglia oggi per correre ad Algeri. La vita di un uomo era un susseguirsi di avventure governate dal caso. La civiltà ha abolito il caso e l'imprevisto. Se qualcosa di imprevisto emerge nelle idee, non ci sono sufficienti epigrammi per colpirlo. Se poi affiora negli avvenimenti, la nostra paura è tale che non arretriamo di fronte ad alcuna volontà, e tutte le pazzie che può farci commettere la paura sono scusate in anticipo. Secolo degenerato e tedioso. Che cosa avrebbe detto Boniface de la Mole se, sollevando dalla tomba il capo mozzo, avesse visto nel 1793 17 suoi discendenti lasciarsi prendere come pecore per essere ghigliottinati 2 giorni dopo? La morte era sicura, ma sarebbe stato di cattivo gusto difendersi ed ammazzare almeno uno dei 2 Giacobini. Ah, ne
ai tempi eroici della Francia, nel secolo di Boniface de la Mole, Julien sarebbe stato capo squadrone, mio fratello un giovane prete di buoni costumi, con la saggezza negli occhi e il senno sulle labbra. Qualche mese prima Matilde disperava di trovare un uomo un po' diverso dallo stampo comune. Aveva provato un lieve piacere concedendosi la licenza di scrivere a qualche giovane della buona società. Una simile audacia, così sconveniente, così incauta per una ragazza, poteva disonorarla agli occhi del marchese di Croisenois, del duca di Chaulnes, suo padre, e di tutto l'hotel de Chaulnes, che vedendo andare a monte il matrimonio avrebbero voluto sapere il motivo. In quel periodo, nei giorni in cui scriveva una delle sue lettere, Matilde non riusciva a dormire, ma quelle lettere erano solo delle risposte. Questa volta osava dire di essere innamorata. Scriveva per prima, che parola terribile, a un uomo che occupava uno degli ultimi gradini della scala sociale. Questa circostanza, se fosse stata scoperta, ne avrebbe assicurato un eterno disonore. Quale fra le amiche di sua madre avrebbe osato prendere le sue difese? Quale argomento si sarebbe potuto fornire loro perché fosse riferito in modo da attutire il colpo dello spaventoso disprezzo mondano? Parlare era già spaventoso, ma scrivere. Ci sono cose che non si scrivono, aveva esclamato Napoleone, apprendendo la capitolazione di Bailen. Ed era proprio Julien che le aveva riferito quelle parole, dandole quasi una lezione in anticipo. Ma tutto ciò era ancora nulla. L'angoscia di Matilde aveva ben altre cause. Dimenticando il tremendo effetto che il suo atto avrebbe prodotto in una società, la macchia incancellabile e il disprezzo che sarebbe ricaduto su di lei, poiché oltraggiava la propria casta, Matilde stava per scrivere a un essere di natura ben diversa da quella dei Croisenois, dei Lus e dei Caylus. La profondità, l'ignoto del carattere di Julien erano tali da spaventare anche chi avesse voluto stabilire con lui un rapporto comune. E lei stava per farne il suo amante, forse il suo padrone. Quali saranno le sue pretese, se mai egli avrà un potere assoluto su di me? Ebbene, come Medea, gli dirò, fra tanti pericoli, mi resto io. Matilde credeva che Julien non avesse nessun rispetto per la nobiltà di sangue. Peggio ancora, forse non aveva alcun amore per lei. In quegli ultimi momenti di dubbi atroci ne nacquero i pensieri dell'orgoglio femminile. Tutto deve essere singolare nel destino di una ragazza come me, esclamò spazientita. L'orgoglio che le era stato inoculato fin dalla culla lottava contro la virtù. Le cose erano a questo punto quando sopraggiunse la partenza di Julien a far precipitare ogni cosa. Simili caratteri, per fortuna, sono rarissimi. Quella sera, molto tardi, Julien ebbe la malizia di far portare una valigia pesantissima in portineria. Per trasportarla chiamò il domestico che faceva la corte alla cameriera di Matilde. Può darsi che questa manovra non abbia alcun risultato, egli si disse, ma se va bene, ella mi crederà partito. Si addormentò molto soddisfatto di quello scherzetto. Matilde non chiuse occhio. Il giorno dopo, di prima mattina, Julien uscì senza essere visto da nessuno, ma rientrò prima delle 8. Era appena arrivato in biblioteca quando la signorina de la Mole comparve sulla soglia. Julien le consegnò la risposta. Egli pensava che fosse suo dovere parlarle, almeno era la cosa più semplice. Ma lei non volle ascoltarlo e scomparve. Julien ne fu felice, non sapeva cosa dirle. Se tutto ciò non è un giochetto combinato col conte Norbert, è chiaro che sono stati i miei sguardi gelidi ad accendere lo strano amore che questa ragazza così nobile osa nutrire per me. Sarei veramente più sciocco del necessario se mi lasciassi andare a incapricciarmi di questa bambolona bionda. Da tale ragionamento, Julien emerse più freddo e più calcolatore che mai. Nella battaglia che si prepara, continuò, l'orgoglio del sangue sarà come un'alta collina, una posizione militare tra lei e me. È lì che bisogna manovrare. Ho fatto malissimo a restare a Parigi. Avere rimandato la mia partenza mi umilia e mi mette allo scoperto, se si tratta solo di un gioco.
che pericolo correvo partendo. Se essi si burlano di me, mi sarei burlato di loro. Se invece l'interessamento di Matilde per me ha qualche consistenza, lo avrei centuplicato. La lettera della signorina de la Mole aveva procurato una tale gioia alla vanità di Julien che, pur ridendo di quanto accadeva, il giovane aveva dimenticato di pensare seriamente all'opportunità della partenza. Per volere del fato, egli era molto sensibile ai propri errori. Quello che aveva commesso restando lo contrariò a tal punto da fargli dimenticare l'incredibile vittoria che aveva preceduto questo piccolo smacco, quando verso le 9 la signorina de la Mole ricomparve sulla soglia della biblioteca, gli gettò una lettera e scappò via. Sembra che stia per diventare un romanzo epistolare, egli disse, raccogliendo il messaggio. Il nemico fa un passo falso, io punto sulla freddezza e sulla virtù. La fanciulla gli chiedeva una risposta decisiva. Con un'alterigia che aumentò la sua intima allegria, Julien si concesse il piacere di prendere in giro per 2 pagine coloro che eventualmente avessero voluto prenderlo in giro, e sempre scherzando, verso la fine della risposta, annunciò che la sua partenza era decisa per il giorno dopo. Finita la lettera, egli pensò: il giardino mi servirà per consegnarla, e vi si diresse. Guardava la finestra della signorina de la Mole. Era situata al primo piano, di fianco all'appartamento della marchesa, ma sotto c'era un grande mezzanino. Il primo piano era alto, tanto che Julien, passeggiando nel viale dei Tigli con la lettera in mano, non poteva essere visto dalla finestra di Matilde. La volta, formata dai Tigli tagliati con grande abilità, intercettava la vista. Ma come? Pensò Julien, irritatissimo. Ecco un'altra imprudenza. Se hanno deciso di prendermi in giro, farmi vedere con una lettera in mano è come fare il gioco dei miei nemici. La camera di Norbert era proprio sopra quella di Matilde, e se Julien usciva dalla volta dei Tigli, il conte e i suoi amici potevano seguire tutti i suoi movimenti. La signorina de la Mole comparve dietro i vetri. Julien le lasciò intravedere la lettera. Lei assentì. Subito il giovane salì di corsa in camera sua e allo scalone incontrò per caso la bella Matilde, che prese la lettera con perfetta disinvoltura e con occhi ridenti. Quanta passione c'era negli sguardi della povera signora de Renal, pensò Julien, quando, anche dopo 6 mesi di relazione, osava prendere una mia lettera. Credo che non mi abbia mai guardato con occhi ridenti. Non espresse con altrettanta chiarezza il resto della sua reazione. Forse si vergognava della futilità dei motivi che la generavano. Però che differenza, aggiungeva dentro di sé, in tutto, nell'eleganza del vestito da mattina, nella grazia del portamento. Vedendo la signorina della Mole a 30 passi di distanza, un uomo esperto indovinerebbe il posto che occupa in società. Ecco quello che si può definire un merito esplicito. Pur continuando a divagare, Julien non si confessava ancora tutto il proprio pensiero. La signora de Renal non aveva nessun marchese de Croisenois da sacrificargli. Con lei egli non aveva che un rivale, Charcot, quell'ignobile sottoprefetto che si faceva chiamare de Maugiron, poiché i Maugiron non esistevano più. Alle 5 Julien ricevette una terza lettera. Matilde gliela gettò dalla porta della biblioteca, poi scappò via un'altra volta. Che mania di scrivere, pensò Julien, ridendo. Sarebbe così comodo parlarsi. Il nemico vuole avere in mano delle lettere mie, questo è chiaro. E ne vuole molte. Non si affrettò ad aprire quella che teneva in mano. Pensò ancora delle frasi ricercate. Ma leggendo impallidì, erano solo 8 righe. Ho bisogno di parlarvi. Devo parlarvi questa sera, quando suonerà l'una, dopo mezzanotte. Trovatevi in giardino. Prendete la grande scala del giardiniere vicino al pozzo. Appoggiatela alla mia finestra e salite da me. C'è chiaro di luna. Non importa.